I think the girls with their nails done now. Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia, benvenuti a un nuovo video. Ragazzi, oggi veramente un video insolito, ve lo dico subito, probabilmente sarà uno dei video più brevi che troverete sul nostro canale YouTube, ma ci tengo veramente tanto a fare questo appunto video. Non sarà la solita recensione, non sarà il solito tutorial. Oggi vi voglio parlare dell'evoluzione che le aziende hanno nei mulinelli. In particolar modo, oggi ho l'opportunità di parlarvi del mondo Daiwa. Chi di voi conosce ormai questo mondo Daiwa, sapete che io ho il canale veramente pieno di un sacco di novità, perché secondo il mio punto di vista, ribadisco, Daiwa riesce a mettere negli ultimi 2-3 anni il mulinello giusto, nella fascia di prezzo giusta, con le caratteristiche tecniche giusta, e possono godere di queste caratteristiche veramente tutti, nel senso che non solo chi può comprarsi un top di gamma, ma anche chi deve e può e vuole spendere leggermente meno può godere di qualche tecnologia un pochettino più avanzata. Benissimo, proprio di Daiwa oggi vi voglio parlare, perché nel mondo Daiwa, chi segue un po' i social, ci sono un sacco di vociferare, no? Un sacco di gente dice: ma arriverà questo mulinello? Ma che mulinello arriverà? Ho visto che in Giappone è uscito quello, ho visto che qua è uscito quell'altro, ho visto che qua. Daiwa Italia oggi esce sui propri social con le immagini di un nuovo mulinello, quindi sappiamo già, chi di voi segue Daiwa Italia sui social, di che mulinello si sta parlando. Si sta parlando di un mulinello qualsiasi, come può essere quello custodito dentro questa custodia. Questo mulinello che propone Daiwa è un mulinello che in effetti è un oggetto che viene riassunto in diverse tecnologie che fino a ieri trovavamo all'interno di mulinelli molto costosi. Quindi diciamo che la novità che fa vedere Daiwa è una novità che secondo me va presa con il giusto rapporto qualità prezzo, ok? Dovete sapere che le aziende solitamente provano le tecnologie, le più belle tecnologie a cui che hanno a disposizione, sui mulinelli top di gamma, che chiaramente hanno un costo. Questo costo è giustificato non solo da quest'ultima tecnologia, ma da un sacco di insieme, no? Sarebbe un top di gamma e un top di gamma, benissimo. Col passare del tempo, l'evoluzione del top di gamma, scendono al mulinello sotto, scendono ancora al mulinello sotto e così via, fino ad arrivare a un minimo in cui un mulinello non può costare meno di quello. Come sapete, la fascia di prezzo e di evoluzione di Daiwa oggi è veramente importante, quindi possiamo farvi qualche esempio. Partiamo dal Saltiga, che ha tutte le tecnologie ultime di Daiwa. Una volta provato bene il Saltiga è uscito il Certate, quindi col suo famosissimo ormai monoscocca. Sotto il Certate si è cercato un mulinello che sia più leggero, come il Luvias MQ, quindi anche lui col monoscocca, il corpo in Zion e altre cose. Sotto quello ultimamente vi ho recensito e vi ho fatto vedere la Irity. Attenzione, tutta la stessa tecnologia viene riportata mano a mano, togliendo qualcosa nel posto giusto in base alle esigenze, ai mulinelli. Per fare che cosa, signori miei? Per poter far godere le persone di una tecnologia che ieri era solo sul Saltiga da 800 euro, farlo godere oggi a una persona che magari ha piacere di provare un meccanismo a un prezzo inferiore. Benissimo, oggi Daiwa ha presentato un mulinello che noi tutti credevamo, speravamo, l'avevamo visto già qualche sportellata, come dico io, all'estero. Ha presentato un mulinello che secondo il mio punto di vista riporta un paio di caratteristiche che sono veramente importanti, che fino a ieri erano su mulinelli veramente costosi. Signori miei, vi sto parlando semplicemente, è una parolona, ma vi sto parlando semplicemente del nuovo Daiwa MQ. Eccolo qua, ve lo faccio vedere solo così, non vi voglio raccontare appositamente nulla. Questi mulinelli non sono ancora disponibili, saranno disponibili a breve. Nel momento in cui saranno disponibili, chiaramente aspettatevi una mia attenta e dettagliata recensione dove ve lo potrò raccontare, ma dovete sapere, signori, che questo qui è un mulinello che monta l'MQ, quindi il monoscocca, che è un meccanismo che, come tutti sappiamo, fino a pochi mesi fa era montato su mulinelli solo di alta gamma e porta a suo carico anche un materiale che invece abbiamo visto avere una buonissima riuscita sui mulinelli di inferiore gamma, quindi la prima serie LT, come vi potrei dire, il
Fuego con il suo Zion V e il suo Mag Sealed, oppure l'Exceller che non ha il Mag Sealed ma ha il corpo in Zion V, benissimo, questo Kallia ha anche lui il corpo in Zion V. Quindi questo a dimostrazione del fatto che questa sia una vera sportellata, perché quello di potervelo fare vedere oggi è veramente una sportellata, credetemi. Nello stesso tempo abbiamo la possibilità di utilizzare un mulinello che ha una fascia di prezzo che sarà leggermente superiore a quella del Kallia precedente, ma con due caratteristiche veramente importanti. Quindi questo ve lo lascio ancora un secondo così, ve lo faccio ancora vedere per un attimo. Questo, signori, è il nuovo Kallia MQ, quindi aspettatevi a brevissimo una recensione completa come facciamo di solito, e altrettanto a brevissimo aspettatevi di trovarlo sul nostro sito internet. A questo punto, ragazzi, spero che questo breve video vi sia piaciuto, vi abbia fatto piacere. Continuate a seguirci sui nostri social, mettete un like al video, condividetelo, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche qualora non l'aveste ancora fatto. A questo punto, come dico sempre io e il Kallia MQ vi salutiamo, e come sempre che la pesca sia con voi. Ciao.